Sanavano gli abusi edilizi in cambio di denaro. E l'accusa che i carabinieri di Torre Annunziata e la Procura di Napoli contestano un sottufficiale della Polizia Municipale di Ercolano e a un geometra, entrambi arrestati stamattina dai militari. Nei loro confronti viene ipotizzato il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Il luogotenente e il geometra, secondo gli inquirenti, di volta in volta garantivano il dissequestro delle opere abusive, la celere trattazione di pratiche volte alla regolarizzazione di abusi edilizi e assicuravano anche la cessazione delle attività ispettive sui cantieri, producendo falsi verbali di sopralluogo. Le indagini dei militari sono partite nell'ottobre del 2020. Gli arresti e domiciliari sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari di Napoli su richiesta della seconda sezione della Procura partenopea.